Ovunque tu sia, Nick. Spero tu stia bene. Scusa? Che hai detto? No, niente. Beh, gli piacevano i fuochi d'artificio. Ti penti di non aver chiesto il supporto aereo? Al solito mi leggi nel pensiero. Questo mi serve. Dobbiamo accendere subito queste luci. Non vedo un cazzo. Per te come sta la squadra? Sono in gamba. Eric, dammi una mano con le taniche. Ah, finalmente un po' di fortuna. Come va la gamba? Gamba? Ah, intendi la protesi? Ho perso la gamba in autostrada. Io mi sento ancora in colpa. Sono stato duro con te. Lo so, Rach. Non è stata colpa tua. Forza, al lavoro. Illumina il serbatoio. Ah, merda. Che c'è? La valvola perde. Il tubo è fissato male. Si può riparare? Fissiamo il tubo o niente generatore. Ci sarà qualcosa di utile. Ci sei? Ci sono. Quello che hai detto alla base. Ti sbagliavi. Ne dubito. Che non è cambiato nulla. Ma io sì. Durante la nostra lontananza non ho smesso di pensarti. Non l'hai fatto anche tu? Neanche un po'? Mi mancavi anche tu. È normale, no? Ne abbiamo passate tante. Reggimi il tubo. Fatto. Aiutami col pannello. Guarda come sono. Bruciate. Sembra una vita che non facciamo qualcosa insieme. Al tempo stesso sembra ieri. Perché abbiamo rinunciato? Ho tentato, ma non hai fatto nulla per trattenermi. Dovevamo stare uniti. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e ho ignorato il resto. Il tuo lavoro è più importante di noi. Non potevamo prevedere l'impatto che avrebbe avuto. Rach. Dimmi a cosa pensi.
Mi sei mancata, Rage. Non sai quanto. All'epoca, non so, era tutto così confuso. Ora sembra più semplice. Forse abbiamo ancora una speranza. Dovrebbe andare. Accendiamolo. Luce fu. Se questi sono entrati, noi potremo uscire. Diamo un'occhiata. Siamo in mezzo! Meglio l'altra strada. Avanti! Andiamo. A tutte le stazioni, qui King, mi ricevete? Passo. Probabilmente. Eric, dai un'occhiata. Credi funzioni? Scopriamolo, ti va? Il nastro è aggrovigliato. Nessun problema, faccio io. Da quando non porti più l'anello? Tu quando hai smesso di portarlo? Mai. È vicino al cuore. Sei un bravo ragazzo. Forse troppo per me. So ancora che significa questo anello. Ti rivoglio, Rachel. Stavamo bene insieme. Lo sapevo. Che vuoi da me, Eric? La verità sarebbe un inizio. Che significa? Non credere non ti conosca, Rage. Mi hai mentito sull'accendino e non certo perché fumi di nascosto. Eric, ti prego. Dimmi la verità. Non farlo. Ammettilo. C'è un'altra persona, vero? Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta. E risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini,
ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Lei, mi dispiace. E là? Merda! Che diavolo succede? Non lo so, amico. Non è così che dovevano andare le cose. Mi ricevete qui, King? Contatto, contatto! Siamo sotto attacco, molto pesante basso! Rachel! King, qui Mailman 2-1 reale. Ripeti, passo. King, qui Mailman 2-1 reale. Mi ricevi, passo! Cazzo! C'è qualcosa di semplice qui. Stai scherzando, è lì da un secolo. Non c'è scelta. Lo vedi? Sì, arriva. Aggrappati a qualcosa! Non vedo niente! È troppo buio! Andiamo! Cazzo! Cazzo, Rachel, sta ferma! Mi dispiace, Rachel! Mi dispiace! Quale incubo sono sprofondate queste povere anime? La povera Rachel si è persa nelle tenebre. Legami che sembravano inscindibili sono ormai recisi.
Il cuore è sempre il primo a cedere. Che dire di Jason e Nick? Fratelli d'arme, ma sono davvero uniti come sembra? O si volteranno le spalle una volta di fronte al pericolo? Non dimentichiamo che hanno già consegnato alle tenebre il caporale Merwin e la notte è ancora giovane. Il che ci porta a Salim. Sembra un tipo equilibrato, quasi riluttante alla guerra, forse. Un destino infausto attende i sopravvissuti, bloccati sottoterra, inghiottiti dal vuoto. Una dopo l'altra, le loro luci si spegneranno, sempre che tu non trovi il modo di salvarli. Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Potrei permettermi un consiglio? Naturalmente mi aspetto che resti un segreto tra noi. Una scelta prudente, tutto considerato. Tempo fa incontrai un poeta cieco che seppe colpirmi con queste sagge parole. Lunga e impervia è la strada che dall'inferno si snoda verso la luce. Ed è tutto per ora. Ho sbagliato, Rage. Mi dispiace. Per questo. E per tutto. Mio Dio. L'ho ucciso io. Cazzo, ho ucciso Merwin. È stato un incidente. Come quella donna al posto di blocco. Cerca di non peggiorare la situazione. Libera la cazzo di mente. Colonnello, è lei? Che ne è di Rachel? Un nemico ci ha attaccati. Ha aperto il fuoco. E Rage è caduta. Ho tentato. Con tutte, lo giuro, con tutte le forze, ma mi stava trascinando giù. Ho tagliato la fune. Rachel! Dobbiamo andare. Colonnello, qui è pericoloso. Dobbiamo ripiegare. Ora. Laggiù. Andiamo. Incredibile. Potrebbe essere qui. Colonnello, giuro che gli iracheni sono l'ultimo dei nostri problemi. Non ci seguono. Qui Mailman 2-1 reale a tutte le stazioni. Mi ricevete? Passo. Joey, rapporto, passo. Joey è morto. Che cazzo stai dicendo? Gli iracheni l'hanno colpito. Mi è morto tra le braccia. Oh no, non Joy. Come diavolo usciamo da qui? Dobbiamo isolare questa zona. Stabilire un cazzo di perimetro sicuro che ci dia libertà di manovra. Tenente, perché gli iracheni sarebbero l'ultimo dei nostri problemi? Lei crede in Dio? Assolutamente no. Inizia a farlo.
Qui siamo braccati da... non so cosa. Tanto non mi crederebbe comunque, cazzo. Non ci credo io stesso. Mostri. Mostri? Ma dai, non farti suggestionare. Signore, con tutto il rispetto... Tenente, siamo intrappolati qui con un soldato iracheno, o forse più. Qualunque cosa hai visto non esiste. Queste statue... Nick, torna tra noi e finiscila con le cazzate. Ma dove siamo? Di sicuro non è un silo. La missione è un fiasco. Si può correggere. Il satellite. Ricontrollo i dati e miglioro l'algoritmo. È una tecnologia acerba. Ricevuto, signore. Ci ha portato in questo inferno. Ora ci fa uscire. Vuoi ripetere? Lo immaginavo. Lei controlli l'entrata. Noi andiamo. Questo sarebbe il deposito di armi di Saddam, eh? Cristo, si salvi chi può, siamo tutti morti. Tanti saluti al sistema termico satellitare di Eric. Eric dovrà rispondere a parecchie domande. Non vorrei essere al suo posto. C'è un generatore. Diamo un'occhiata. Mi serve una mano. Ci sono. A qualcuno doveva stare antipatico. Sabotaggio. Probabile. Coprimi. Ah, merda! Smettila di cazzeggiare, muoviti. Secondo te sto cazzeggiando? Ben fatto. Stai allerta. Dropkick qui, Mailman 2-1 reale. Procediamo dentro. Passo. Ricevuto. Prudenza, ok? Dropkick, chiudo. Cavi divisi. Vediamo dove portano. Di qua. Merda! Fa attenzione. C'è una trappola. Libero. Beh, sembra semplice. Controesplosione? No. Basta tagliare l'innesco. Sarà del tizio che ha sparato a Eric. Lo stronzo ci vuole morti. Dropkick, qui Mailman 2-1 reale. Mi riceve? Passo. Dropkick, ricevo. Come vanno le cose, Kolchak? Al nostro amico piacciono le bombe. Stiamo bene. Ma lei faccia attenzione nel caso ci siano altri regalini. Passo. Ricevuto. Proceda, Dropkick, chiudo. Dice che procede. Peccato che sappia della trappola. Ottobre 1900.
Potrebbe aspettarci laggiù. Shh. Ascoltiamo. È Joey. È vivo. Non può essere. L'hai sentito anche tu? Impossibile. Ti dico che è lui. È questo posto di merda, Jason. Credimi, l'ho visto morire. Senza offesa, Nick, ma adesso non sei lucido. Magari ti sbagli. È una trappola. Non lo sappiamo. Non abbandoniamo i compagni. Semper fi. Semper fi. Ehi, mi spiegate che succede? Abbiamo sentito Joey nel tunnel. Crediamo fosse Joey. Era lui di sicuro. Andremo a salvarlo. Ti ricordo che spetta a me decidere. Vado avanti io. È meglio se andiamo noi, giusto per sicurezza. Ci pensiamo io e Nick. Io resto qui nel caso arrivino gli altri. لازم اقول له لا اتخانق لوحدك مش هتخانق معاك لازم يكون في طريقه تانيه من هنا لازم يكون في طريقه تانيه American.
Mm.